Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Storia dal Vecchio Mondo. In questa puntata manterremo la promessa che abbiamo fatto nella scorsa discussione galattica e parleremo di un personaggio del mondo che fu, o del vecchio mondo di Warhammer, che non è particolarmente importante ma è molto caratteristico, ossia Mengil Pelle Umana e i suoi scorticatori. Per descrivere Mengil in poche parole, possiamo dire che è un sadico in una razza di sadici, ossia è riconosciuto universalmente come un personaggio estremamente sadico, che quindi gioisce nell'infliggere dolore, da una razza che è anch'essa maestra di questa specialità, ossia gli Elfi Oscuri. Ma procediamo con ordine. Mengil è l'ultimo figlio della casata regnante, la cittadella di Clarkarond, nel Naggaroth. Clarkarond è conosciuta come la cittadella dei corsari, in quanto dai suoi porti salpano verso il resto del mondo di Warhammer le arche nere in cerca di schiavi. Mengil, come dicevamo, è l'ultimo figlio di Kral, che è il signore del terrore che governa Clarkarond. Il signore del terrore, una piccola curiosità, per ordine del re stregone Malekith degli Elfi Oscuri, governano le città di Naggaroth in forza di quello che è riconosciuto come il mandato di ferro, ossia non un modo di fare particolarmente spietato, ma appunto per il fatto che l'ordine che gli garantisce il governo della città è scritto su una lastra di ferro. E qualora l'elfo oscuro tiranno dovesse dispiacere o comunque contraddire il re degli Elfi Oscuri, il mandato di ferro verrebbe sciolto e fatto ingoiare all'elfo oscuro colpevole, circostanza che di solito si dimostra fatale per il malcapitato elfo oscuro. E dicevamo, Kral ha una particolare caratteristica, ossia quella di sottoporre i suoi figli a innumerevoli prove di forza, di intelligenza o di astuzia al fine di formare i luogotenenti delle sue flotte d'assalto. Ovviamente incoraggiava la conflittualità e la competizione tra i fratelli, e Mengil, che era il più piccolo, era il più giovane, veniva spesso e volentieri preso di mira dai fratelli più grandi. Non appena Mengil raggiunge l'età per il quale può unirsi alle flotte di corsari, gli viene affidato un compito per dimostrare di essere degno a comandare le flotte del padre. Viene liberato nelle tundre del nord un barbaro norsmanno, giovane, ben nutrito, al quale vengono date spada e scudo. Viene lasciato libero con la promessa che, se fosse riuscito a sopravvivere, avrebbe avuto salva la vita. Dopo alcuni giorni, Mengil viene inviato all'inseguimento del norsmanno, con l'ordine di tornare in città unicamente con la prova dell'uccisione del suo nemico. Ovviamente il norsmanno è molto più forte, molto più giovane, molto più atletico rispetto all'elfo oscuro, tuttavia le capacità di Mengil consentono di avere la meglio sul suo aggressore, e nelle fredde tundre del Naggaroth Mengil compie quello che poi gli darà l'appellativo di pelle umana. Infatti uccide il suo avversario, ne scuoia la pelle e ritorna a Clarkarond con la pelle del suo avversario avvolta intorno alla sua. E questo comporta per Mengil il rispetto del padre, il suo appellativo appunto di pelle umana e l'odio incondizionato da parte dei fratelli, i quali si coalizzano e si mettono d'accordo per far fuori il fratello che ormai era diventato il prediletto del padre. La cospirazione nei confronti di Mengil va male e Mengil si prodiga nello scuoiare meticolosamente la pelle dei due fratelli che vengono uccisi nell'agguato e di far recapitare al terzo la pelle scuoiata dei suoi fratelli. Ovviamente dopo di questo non subisce più alcun tipo di vendetta da parte dei fratelli, anzi il terzo rimarrà tranquillo presso la casa del padre fino a quando poi non avrà a dispiacere nuovamente Mengil, ma questo lo diremo poi dopo. Mengil appunto ora parte da Clarkarond e inizia la sua carriera come capitano di una nave corsara. Gli viene affidata l'Arca Nera, cittadella del disprezzo. Le Arche Nere, per chi non lo sapesse o seguisse il canale da poco, non sono delle navi nel senso convenzionale, in quanto sono i palazzi della vecchia regione di Nagarite, ad Ultuan, che alla fine della scissione degli Alti Elfi, tra gli Alti Elfi e gli Elfi Oscuri, vennero sollevate dalla magia oscura e fatte fluttuare sopra le acque. In realtà sono degli enormi castelli corazzati che sono il terrore dei mari del mondo di Warhammer. Sono pochissime, perché la magia necessaria a farle muovere è molto rilevante, e sono di solito equipaggiate con una serie di armi, tecnologie e un forte equipaggio appunto composto da corsari. Mengil, a capo di questa Arca Nera, inizia a seminare il terrore sulle coste di Bretonnia, sulle coste dell'Impero, fino a quando le sue scorrerie lo portano nella penisola di Estalia e di Tilea.
In particolare, in quest'ultima regione, Mengil inizia a scendere spesso e volentieri a terra alla ricerca di prigionieri umani. Tilea è una confederazione di piccoli stati costantemente in lotta tra di loro e quindi non mancavano mai bande di sovrintendenti di guerrieri o villaggi incustoditi che Mengil e i suoi razziatori potevano tranquillamente predare. Durante una di queste incursioni succede una cosa che cambierà la vita dell'Elfo Scuro per sempre. Due navi drago della flotta degli Alti Elfi si imbattono casualmente nell'Arca Nera. Ovviamente le navi drago prendono il nome appunto dai loro rostri, che sono in grado di abbattere tranquillamente le mura di un palazzo come quello delle Arche Nere. E il capitano dell'Arca Nera, temendo che affondassero la nave, ordina in tutta fretta di prendere il largo e di allontanarsi, lasciando Mengil a terra. Ovviamente, scampato il pericolo, il capitano della nave non era per niente contento di tornare indietro e subire la collera del proprio comandante, che ne aveva sbudellato e scuoiato i suoi due predecessori, così fa rotta verso Naggaroth annunciando che Mengil era stato ucciso. Ovviamente Mengil ritorna al punto di approdo, non trova più la nave e si vede costretto con una piccola banda di seguaci a rimanere nella terra di Tilea. Fortunatamente per lui, Tilea è una landa di mercenari e quindi le capacità di un elfo scuro ben addestrato e ben equipaggiato, con un certo senso di teatralità e con una certa capacità di instillare terrore nelle truppe nemiche, ne fanno presto un bravissimo mercenario. Vende le sue abilità al miglior offerente e si ritaglia un piccolo angolino di notorietà nelle terre tileane. Combatte per molti anni a fianco di un altro elfo scuro rinnegato, fino a quando, in maniera tipica degli elfi oscuri, durante un alterco lo uccide, lo sbudella e lo scuoia. Prende parte a diversi conflitti tra le città-stato di Tilea, fino a quando riesce a requisire una nave e far vela verso Naggaroth. Rientra Clarkarond, ovviamente tutti scoprono che è vivo, e Mengil riprende il suo posto presso la corte del padre. Si vendica del capitano che anni prima lo aveva abbandonato in Tilea, e diciamo che la storia della morte di questo sventurato elfo oscuro viene ancora oggi narrata dagli elfi oscuri in quanto particolarmente crudele, e inizia la sua vita all'interno della società degli elfi oscuri. Vita che tuttavia non dura molto in quanto il richiamo dell'avventura di mercenario è troppo forte e Mengil effettivamente si divertiva a cambiare spesso e volentieri fazione e a trovarsi da una parte piuttosto che dall'altra. E quindi non passa molto prima che Mengil, Belle Umana e i suoi scortica uomini, così come poi passeranno alla storia, ritornino nelle terre tileane, dove combattono fino al crollo del mondo di Warhammer, hanno combattuto per le varie città-stato. Una peculiarità di Mengil, Pelle Umana, è che lo stendardo reggimentale altro non è che la pelle del terzo fratello, la pelle squadra del terzo fratello. Perché è particolare? Perché il terzo fratello di Mengil, che era rimasto buono a Clarkarond, aveva sviluppato una dote per la magia oscura. Purtroppo nella società degli elfi oscuri i maschi che sviluppano le capacità magiche sono malvisti da tutti, perché esisteva un'antica profezia che narrava che il re stregone Malekith il Grande sarebbe stato ucciso non da una lancia o da una spada, da un incantatore che padroneggiava la magia oscura. Incantatore ovviamente maschio, e questo ha portato alla creazione dei conventi delle incantatrici, che sono tutte donne, e della messa a morte automatica di qualsiasi maschio disponesse di capacità anche latenti relative alla magia. Ovviamente Mengil si incarica personalmente di uccidere il terzo fratello, ne scuoia meticolosamente la pelle e la utilizza come stendardo, che intriso di energia magica ha fornito a Mengil e alla sua unità un ottimo strumento per muoversi non visti attraverso le linee nemiche. Mengil ovviamente eccelleva nel ruolo di disturbatore, di incursore, se vogliamo di assassino, ma non in maniera così marcata, in quanto lui si divertiva in maniera plateale a scuoiare le sue vittime, presumibilmente poi anche vive. Ritorna nella terra di Tilea, dove combatte appunto a fianco dei vari principi tileani e a fianco agli altri reggimenti di Ventura famosi in quelle terre. Ovviamente la storia degli Elfi Oscuri, dei suoi vari personaggi, avevamo già parlato di Morath, abbiamo accennato un pochino al percorso di Malekith, è ricca di tantissimi altri personaggi che, se vorrete, potremo trattare nelle prossime puntate. Ad esempio abbiamo Kouran Cuore Nero, oppure abbiamo Tullaris di Arganet, il comandante dei Carnefici, Malus Darkblade, uno dei personaggi iconici degli Elfi Oscuri, di cui avrei piacere di parlarvi, se la cosa vi fa piacere, e scrivetemelo
nei commenti sotto al video, così mi date l'opportunità di parlare di questi altri personaggi minori ma estremamente caratteristici degli Elfi Oscuri. Ovviamente, come dico sempre, il mondo di Warhammer, l'universo di Warhammer 40.000 sono pieni di questi personaggi particolari, caratteristici, e ci farebbe tantissimo piacere poterveli raccontare tutti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, mettete mi piace al video che avete appena visto e se riuscite condividetelo, se avete domande scrivetecelo sotto nei commenti in modo da potervi rispondere e magari fare un video apposta sulle vostre richieste. Grazie a tutti per averci seguito e alla prossima puntata!